verissimo. Paola Di Benedetto svela come è stato il suo incontro con Monte. Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti invitati da Silvia Toffanin, tra i quali anche gli ex naufraghi Filippo Nardi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto. E quest'ultima, come riportato dalle anticipazioni circolate in questi ultimi minuti sul web, ha raccontato il suo primo incontro con Francesco Monte subito dopo essere tornata in Italia. Cosa ha detto? La giovane ex madre natura di Ciao Darwin ha asserito. Successivamente la ragazza ha anche rivelato di essersi baciata con l'ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi già in Honduras a telecamere spente. Insomma, pare davvero che i due naufraghi si siano innamorati, e adesso, visto che entrambi sono usciti dal gioco, potranno finalmente viversi l'un l'altra nella vita di tutti i giorni. Paola Di Benedetto a Verissimo rivela come sta andando la storia con Monte. Domani pomeriggio a Verissimo ci sarà anche la ex naufraga della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto. E come riportato dalle anticipazioni circolate in queste ore sul web, la giovane ha parlato soprattutto della sua frequentazione con Francesco Monte, asserendo in pratica che sia stato amore a prima vista. Successivamente è entrato in studio proprio l'ex tronista per fare una sorpresa alla Di Benedetto. E in questa occasione ha asserito. In pratica i due si stanno frequentando, non nascondendo a nessuno di star costruendo un bel sentimento. I due annunceranno presto di essersi fidanzati? Ovviamente i loro tantissimi supporter lo sperano. Comunque sia, Paola Di Benedetto, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare anche per un altro motivo. Quale? Eva Angela ha rivelato a Striscia la notizia che nel Cana-gate sarebbero coinvolte anche Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Difatti, secondo l'ex attrice di film per adulti, Francesco Monte, nei giorni passati nella villa prima che iniziasse il reality vero e proprio, avrebbe fumato la marijuana insieme a Marco Ferri, Filippo Nardi, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Tuttavia tutti loro hanno sempre negato, asserendo di aver fumato delle semplici sigarette. Verrà mai fuori la verità? Ci saranno altri clamorosi colpi di scena su questa vicenda?